attimi di paura per un incendio all'Alpe di Poti, la montagna che sovrasta Arezzo. Le fiamme hanno infatti interessato anche la zona dei ripetitori, quella che vedete alle mie spalle. Il rogo è divampato attorno alle 17 quando si è alzata una densa e nera colonna di fumo dalla cima della montagna. Poi, a causa del forte vento, il fuoco si è rapidamente propagato nella pineta che ricopre il monte. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute 6 squadre di volontariato antincendi boschivi e gli operai dell'Unione Comuni Val Tiberina. È stata una cosa abbastanza importante, è stato coinvolto anche l'elisoccorso di Eli Arezzo, perché in dei punti non si arrivava bene, è stato dovuto tagliare la rete. E comunque sia, è stato sempre comunque in questi casi il controllo, perché è stato monitorato tutta la notte da altre 2 squadre fino a stamane alle 5, poi siamo subentrati noi alle 5 e mezzo per eventuali fumacchi che possono riprendere, perché purtroppo il fuoco è cattivo per certi aspetti, le radici infatti qualcosina ma poca roba abbiamo ritrovato, però ora è tutto sotto controllo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali per raccogliere elementi utili ed accertare l'effettiva natura del rogo. Al momento non è esclusa l'origine dolosa.